Salve ragazzi e bentornati a Pokémon Platino e benvenuti a questa puntata numero 45. Quest'oggi andremo ad affrontare la palestra numero 8, quindi andremo ad affrontare Corrado, che abbiamo visto chi fosse, abbiamo scoperto chi fosse nella scorsa puntata, e quindi direi di avviarci subito. Ma prima, raga, come al solito, io vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi. E a commentare ogni vostro dubbio, consiglio, perplessità e seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione. Ragazzi, oggi fa un caldo bestiale, sto morendo, non mi sono messo manco la cuffia perché fa troppo caldo, ogni minima cosa è importante. Comunque, allora, mi sono allenato tutti i Pokémon fino al livello 54, il Pokémon più forte del capo palestra è a livello 50, quindi ci stava preciso preciso più 4, e quindi li ho portati tutti al 54. Mi sono allenato dove vi ho fatto vedere la scorsa volta, e comunque per quanto riguarda le mosse sono sempre le stesse, semplicemente però ho momentaneamente insegnato Sgranocchio ad Houndoom al posto di Finta, finché non apprenderemo una mossa speciale al posto di Sgranocchio. E cosa importante, Gallade ha imparato Zuffa. Eccola qui, bella potente. Invece Garchomp è sempre lo stesso. E a proposito di Garchomp, visto che sarà spoiler una palestra di tipo elettro, lui sarà l'MVP della puntata. Almeno si spera. Comunque, iniziamo subito. Come va, futuro campione? Fammi dare un'occhiata alla tua teca allenatore. Vediamo quante medaglie hai. 1, 2, 3, wow, ne hai già 7. Significa che se riesci a battere questo capo palestra, presto giungerai alla Lega Pokémon. Significa anche che questo è il mio ultimo consiglio. È tutto, giovane allenatore. Quindi apri bene le orecchie per l'ultima volta. Questo capo palestra è un esperto di Pokémon di tipo elettro. E quanto ho da dirti? Il resto dipende da te. Grazie, molto utile, devo dire. Allora, il puzzle di questa palestra lo conosco alla perfezione, quindi mi sento sotto questo punto di vista abbastanza tranquillo. Però l'unica cosa è che potrebbe essere, diciamo, abbastanza complicata, diciamo, nel senso, per affrontare tutti quanti gli allenatori e provare ad evitare di andare al centro medico. Ci riusciremo? Non lo so, perché secondo me qua subiremo parecchie volte statico. Comunque, cerchiamo di limitare i terremoti e quando siamo certi che si può utilizzare, andiamo con fossa, perché appunto in questo caso sono certo che una fossa basta e avanza per sconfiggere un Pachirisu, che spero non abbia statico. Perfetto. Ovviamente potevo andare tipo a centro medico e farmi una scorta di antiparalisi, ma ovviamente non l'ho fatto. Comunque, ok, la prima è stata sconfitta, Vittorina, che forse era meglio se si chiamava Sconfittina. Ah, come sono simpatico. Comunque, andiamo subito avanti. Allora, qui ragazzi, il pattern è molto semplice: bisogna pigiare questi pannelli finché non si trova la strada giusta. In questo caso, girando e girando, siamo arrivati a diciamo, spostare questo ingranaggio in modo da fare questa scaletta, per così dire. Comunque, prossimo allenatore: se prima era la scolaretta, adesso abbiamo lo scolaretto, giustamente. Se quella si chiamava Vittorina, tu ti chiami Silvestrino, che va bene. Magneton, ok, un altro Pokémon che sinceramente sono abbastanza convinto di sconfiggerlo con una fossa. Quindi andiamo. Velocità X non mi fa paura, stia tranquillo. Diciamo che proverò a limitare appunto tutti i terremoti in modo da utilizzarli forse direttamente col capo palestra. Comunque, se non muoio prima di singhiozzo, direi di poter andare avanti. E sperare che, appunto, come questi due bambini, tutti gli altri abbiano sempre un solo Pokémon, sarebbe una cosa fantastica. Ah, appunto, ragazzi, come detto, sto senza cuffie, quindi non sento l'audio del gioco, quindi non so se potrebbe succedere qualcosa di brutto. Mi auguro ovviamente di no, sarebbe una disdetta clamorosa. Comunque, questa palestra ha tre stanze, tra virgolette, nel senso che dopo questa qui andremo sopra e dovrebbe già essere l'ultima stanza, però ci sono tipo 3-4 allenatori. Iniziamo con questo Magnemite, nulla di più semplice. Beh, teoricamente, ragazzi, Garchomp in questa palestra dovrebbe essere a dir poco spettacolare, dovrebbe fare veramente i buchi per terra, e per il momento li sta facendo, però finché affrontiamo i Magnemite, poco da dire. Comunque, vediamo, questo qua c'aveva 3 Pokémon, ho visto bene, la prossima scelta è Luxio, va bene, sì, 3 Pokémon. Va benissimo, l'importante è che nessuno di questi c'ha statico, perché altrimenti
è una noia, per così dire, perché bisogna curare Garchomp. E se riesco nell'impresa di mantenere almeno 8-9 terremoti, penso di non tornare neanche indietro al centro medico. Chissà se ce la faremo e soprattutto riusciremo ad arrivare fino al capo palestra battendo tutti i Pokémon con un colpo? Chi lo sa, per il momento hanno tutti Pokémon di tipo elettro, quindi stiamo andando alla grande. Tendenzialmente in queste palestre di livello più alto, per così dire, spesso esce quell'allenatore che è il Pokémon di un livello differente rispetto alla palestra in cui si trova. Ma fortunatamente non è questo il caso. Comunque, Luxio sconfitto, tra l'altro un Luxio al 44, al 30 diventa Luxray. A sto punto fatti un Luxray. Comunque, Jerry Calà qui sconfitto, il chitarrista, ovviamente ragazzi, elettricità, quindi ci stava bene, diciamo, l'associazione. Cioè, nel senso, elettricità, chitarra elettrica, corde della chitarra che sembrano... Vabbè, avete capito. Pikachu, eccolo qui, questo qua sicuramente c'è statico. Quindi qua effettivamente bisogna fare attenzione. Intanto sembra che il computer qui stia decollando. Comunque, ancora di fossa. Purtroppo sta tizia c'ha 4 Pokémon. Non mi dire che hai 4 Pikachu, altrimenti ti picchio, ma proprio ti picchio. Comunque, vabbè, dai, andare al centro medico non sarebbe un problema, almeno poi vi mostrerei la strada completa da fare senza appunto interruzioni con gli allenatori, ce l'ho fatta. Eccolo qui, lo sapevo, statico per Garchomp, mannaggia, Pikachu femmina perché ha la coda a forma di cuoricino. Qui ancora Pikachu, mi sento confidente nel senso che... No vabbè dai, evitiamo di perdere tempo, utilizziamo l'antiparalisi. Tanto probabilmente resterà paralizzato spesso, quindi vediamo un po', dai. Potevo forse utilizzare una bacca in modo da risparmiare la pozioncina. Adesso qui va di agilità, ma per noi sinceramente non è un problema perché... No, ho sbagliato, facciamo di nuovo fossa e appunto dovrebbe essere tutto semplice. Addirittura grazie a questa agilità è più veloce di me. Peccato, ancora agilità, ma comunque dobbiamo attaccare noi dopo, quindi a prescindere è un Pikachu morto, una Pikachu morta questa. E appunto guardate la forma della coda, comunque la punta della coda è a forma di cuore, sembra un cuoricino. Comunque qua continua a paralizzarmi, mannaggia a te, adesso so io che cosa devo fare. Si cambia Pokémon in questo caso. E nonostante tutto io andrei di Empoleon, ragazzi, perché Surf è una mossa devastante e essendo una mossa speciale anche un Pikachu dovrebbe fare il sederino. L'unica cosa, spero non sia più veloce di me, infatti siamo anche più veloci, grandissimo Empoleon. Siamo arrivati a un punto dove abbiamo i Pokémon veramente forti, poi io cerco sempre di allenarmi il più possibile e questo è il risultato, e direi anche fortunatamente, perché comunque ci vuole. Comunque spero che sia l'ultimo Pikachu, al massimo accetterei un Raichu, per il resto basta, grazie. Ancora Surf e ci siamo, un'altra antiparalisi, anzi questa volta proviamo la bacca e si va avanti. Ok, perfetto, era diciamo con perdere tempo intendevo questo, incontrare gente così. Comunque borsa, cioè così nel senso che ha 4 Pokémon, no che sia un problema che faccio il cosplay di Pikachu. Eccola qui, baccalieggia, usa, ne ho 4, pensate, perfetto, dai, così si riempie anche lo stomaco Garchomp. Continuiamo, sì, ultima stanza con abbastanza allenatori, anzi mi sembra 4, se non vado errato, minimo 3, massimo 4. Comunque, qui ancora un chitarrista, Raichu, sì, mi ricordavo sta cosa. Raichu che, sì, sicuramente con una fossa andrebbe giù, però in questo caso, secondo me, terremoto ci sta bene. Spero non abbia statico pure Raichu, sicuramente sì, però spero in un po' di fortuna e quindi di non essere paralizzato. Ok, meno male, fortunati questa volta, ok, possiamo proseguire indisturbati. Shawn Mendes, sconfitto, beh, se è un chitarrista, diciamo, è facile fare l'associazione. No, gira ancora, non va bene, no, scusate, ah, devo andare di là, ah, ok, va bene, ci sto. Ah, sì. Mi ricordo esatto, cioè mi ricordo perfettamente che cosa fare qui. Allora, Fanta allenatrice, vieni qua. Ok. Comunque, raga, si sta avvicinando l'estate. Io sicuramente, comunque,
per il caldo che fa, si può dire che ci siamo già. Comunque, a parte questo, a me in estate, diciamo, fare video troppo elaborati, sinceramente, non mi andrebbe. Vorrei continuare a portare 3 video al giorno. Non so perché la sto dicendo adesso questa cosa, però è anche un mio modo per pensare al futuro, per così dire. Allora, però, appunto, mi piacerebbe portare più giochi così, più video che devo semplicemente registrare, un'altra paralisi, devo, tra virgolette, semplicemente registrare e poi, appunto, devo fare un montaggio abbastanza agevole, semplice. Quindi, secondo me, ci starebbe continuare con i Pokémon, fare altri giochi, comunque, innanzitutto completare Platino e poi, appunto, portare altri giochi. E poi, boh, non lo so, qualche gioco particolare. Io sul PC oppure, diciamo, l'emulatore per PS2, quindi ho il PCSX perché c'è, cioè, in pratica. Quindi ci potrebbe essere qualche gioco vecchio per PlayStation 2. Io avrei qualcosa che vorrei portare, a parte Dragon Ball, diciamo il Tenkaichi 2 e 3, perché l'ho già portato il 2 e 3 non l'ho mai portato, però ragazzi sul computer mi lagga, i giochi di Dragon Ball mi laggano purtroppo, quindi non sarei soddisfatto del risultato. Qui ragazzi, Drago Furia è una mossa potente, ma non farà parte del moveset di Garchomp. Comunque sconfitto ancora, cioè sconfitto un altro allenatore. Comunque boh, sicuramente un altro gioco Pokémon ci potrebbe stare, ma magari giocherò a Kingdom Hearts, porterò un walkthrough di Kingdom Hearts. Invece, per quanto riguarda il calcio, una cosa che vorrei fare è, diciamo, ve lo dico a voi tanto per, comunque provare a parlare di calciomercato, fare tipo dei video, diciamo, periodici, non dico giornalieri, però con le notizie più importanti di calciomercato, fare un resoconto, secondo me potrebbe essere interessante. Provando anche a non utilizzare FIFA, perché ho portato, diciamo, dei video su come potrebbe giocare una determinata squadra. Sì, video del genere potrei comunque farli. Boh, non so, devo un attimo gestirmela. Ecco, potrei fare entrambe le cose, fare appunto un resoconto, parlare un po' di calciomercato e fare anche come giocherebbe squadra X se acquistasse questo, o comunque una volta acquistato questo. Sì, effettivamente ci potrebbe stare. Ok, grazie per avermi ascoltato in pratica. Comunque, bene, diciamo, mi salverò questo pezzo di video come promemoria per l'estate, perché penso che dopo la carriera che sto portando su FIFA e Giramondo, penso di fermarmi con FIFA quest'anno e se ne parla direttamente l'anno prossimo, perché secondo me abbiamo visto abbastanza quest'anno, visto che poi penso che lo farei quasi forzatamente, nel senso che quest'anno la carriera, come ho detto appunto nei video di FIFA, non è che mi abbia fatto impazzire, quindi a volte faccio fatica a giocarla. Certo, mi prende sempre il fascino della carriera su di me. È sempre ben vivo e limpido, però molte cose non mi piacciono quest'anno, molte cose sono gestite veramente male. Comunque, raga, ci siamo, ultimo allenatore, e poi penso a sto punto di tornare un attimo a centro Pokémon, visto che penso di avere tranquillamente tempo. Comunque dai, ultimo allenatore, e non a caso adesso stiamo scendendo giù. Adesso ve la spiego bene questa cosa del pattern ce l'ho fatta da utilizzare. Comunque, Electabuzz per forza terremoto, perché le fossa sono finite, quindi terremoto. E quindi sì, per completare il discorso, diciamo, sul futuro del canale, per così dire, sicuramente farò meno visualizzazioni, meno gente interessata, però almeno faccio qualcosa che mi piace, non che la carriera, appunto, come detto, non mi piaccia, ma in un certo senso mi ha stancato, ragazzi. Poi ragazzi, cioè, appunto, da inizio anno io penso di aver registrato ogni giorno video di FIFA. Non voglio dire anche se non mi andava, perché è sbagliato, perché appunto la carriera in fondo a me mi prende sempre, cioè appunto mi attira molto, quindi la gioco volentieri senza un peso. Ecco, per esempio la carriera giocatore. A volte stavo là e dicevo, oddio, de devo registrare un video della carriera giocatore. Ecco, diciamo, questa cosa che ho detto, oddio, questo video mi pesa, mi è successo appunto solamente con la carriera giocatore, fortunatamente, quindi è una cosa positiva. Allora, ragazzi, adesso devo mostrarvi una cosa. Allora, avete visto all'inizio, appena entrati nella stanza, questo coso qui, questo ingranaggio era alzato e non c'era modo di abbassarlo, semplicemente perché bisognava salire, diciamo, questo qui,
si gira grazie al rosso che sta a sinistra, quindi vuol dire che bisognava fare per forza tutto il giro, però arrivati a questo punto, sì, siamo scesi giù, oggi non so parlare, però la strada per il capopalestra è bloccata e non c'è modo di aprirla, semplicemente perché, visto che ora possiamo scendere giù, abbiamo visto che anche il pattern qua sotto è cambiato, addirittura sono uniti qui i due cosi. Oddio, a sinistra non ci sono mai andato. E infatti è un brutto errore. Comunque, appunto, bisogna andare di qua, premere questo. Come si può notare, il pannello qui rimane abbassato, quindi la scaletta, per così dire, c'è ancora e si sblocca pure solo perché, ragazzi, essendo una palestra ad ingranaggio, si sposta interamente. Io ricordo che da piccolo mi ci bloccai su questa cosa, non sapevo come andare avanti. Comunque, allora, come detto, andiamo un attimo al centro medico, così diciamo abbiamo Garchomp un po' al massimo, che è quello che mi serve. Comunque, ragazzi, ho sconfitto tutti gli allenatori con una singola mossa. Certo, ho dovuto mettere Empoleon qui lì per i due Pikachu, però non ho subito mezzo danno al di fuori della paralisi, quindi sicuramente è stata diciamo una passeggiata, per così dire, fino a questo momento. Comunque, dai, andiamo un attimo. Andiamo così, vi ho parlato pure, diciamo, del mio rapporto con FIFA e appunto del futuro del canale. Chissà se riuscirò a mantenere queste cose che ho detto, perché boh, diciamo, devo sempre vedere se sarò in grado di fare questi determinati video, però secondo me, se mi organizzo nel modo giusto, penso di farcela tranquillamente. E poi sarebbe anche più carino, perché più video con la webcam, diciamo, può essere che la gente sia più attratta. Comunque, allora, Arinipoli, ovviamente torniamo in palestra, 17 minuti all'incirca di video, quindi direi che siamo in perfetto tempo. Ovviamente, ragazzi, oggi vedremo semplicemente Corrado e basta. Ultima palestra, ultima medaglia, quindi anche un momento importante. E poi, ragazzi, sto schiattando di caldo, vado a farmi una doccia della Madonna mai vista prima. Comunque, allora, adesso rifacciamo il pattern senza dover affrontare gli allenatori, quindi tutto ad un fiato, quindi senza sbagliare, forza, dai, così. Rigirano di nuovo, ok, vai giù a sinistra e vai sopra, perfetto. Evita lo scolaro, vai così, il verde che sposta tutto e si va. Vabbè, il colore dei pannelli alla fine, boh, è relativo, nel senso, sì, il rosso sposta gli altri rossi, ma in realtà sposta pure sopra, quindi lascia il tempo che trova. Comunque, cioè, quindi vuol dire in pratica ogni pannello che tocchi tu sposti tutto, quindi, cioè, a prescindere ci sarà un movimento. Comunque, torniamo sopra, dai, che abbiamo fatto di nuovo, ok, perfettissimo. Corrado, peraltro, molto figo, nel senso, un bello sprite, secondo me è un capo palestra molto molto appariscente, molto stiloso, molto anche un po' emo, perché adesso capirete perché, ha il suo stile, per così dire. Comunque, ragazzi, siamo pronti, eccoci qua, di fianco, detto di fianco a Corrado, e possiamo interagire con lui. E va bene, sfidante, non capita spesso, ma alcuni allenatori decidono di venirmi a sfidare. Si tratta di lotte noiose, neanche una goccia di sudore per batterli. Io sono Corrado, il capo palestra. Si dice che io sia il capo palestra migliore della regione di Sinnoh, ma adesso dobbiamo darci da fare. Spero che tu sia l'allenatore che mi ricorderà quanto è divertente lottare. Vieni qua, caro, dai. Eccola qui, la thumbnail. Ah, ora sicuramente è partita la musica, quindi dovevo starmi zitto. Eccolo qui. Questo qui è lo stile che intendevo, appunto. Lui sta a terra, poi si alza, fa tutto il figo. Comunque, Jolteon, primo Pokémon, ovviamente un'evoluzione ci sta bene. Allora, terremoto dovrebbe buttarlo giù tranquillamente, quindi il primo è fatto. Ragazzi, la mia unica preoccupazione di questa palestra è appunto la paralisi, statico. Poi, diciamo, per il resto sono addirittura quasi convinto di buttare tutti giù in un colpo solo, perché, ragazzi, Garchomp è un Pokémon molto forte, terremoto è una mossa molto forte, quindi mi sento abbastanza tranquillo. Comunque, eccolo qui, il Luxray di Corrado, appunto, anche se non è il suo Pokémon più forte, che è al 50 e Luxray al 48, però appunto spesso viene raffigurato Corrado con un Luxray, infatti sì, è più giusto così.
Comunque ci siamo, ok. Diciamo l'Axion è un Pokémon veramente bello, eh. Electra, eccolo qui. Pokémon più forte, dovrebbe essere a 50, infatti addirittura con il bollo. Allora lui è la forma finale di Elekid, Electabuzz, attacco rapido, eccolo qui. Abbiamo subito il primo danno in questa palestra e diciamo si può evolvere solamente tramite scambio, e se si scambia un Electabuzz con un no magmatore, la cosa elettro del magmatore. Elettroid, non mi ricordo come si chiama. Comunque vabbè, il magmatore ovviamente serve per Magmar Magmortar. Comunque vabbè, Garchomp addirittura a 56. Adesso possiamo chiudere con Raichu, che fortunatamente è l'ultimo Pokémon, quindi questo vuol dire che posso anche essere paralizzato, tanto abbiamo fatto. Ecco qui, il mio asso nella manica. Non è proprio vero, diciamo, che dice così con tutti, cioè con tutti gli ultimi Pokémon. Se capita Electrify come ultimo Pokémon, dirà la stessa cosa con Electrify. Comunque ragazzi, è stata una palestra particolare, perché tutti i Pokémon di tipo elettro, quindi diciamo è un po' un'arma a doppio taglio. Sì, sono Pokémon molto forti, potenti, livellati bene per così dire, però appunto sono monotipo. Comunque è stato davvero bello, 6.000 poche dollari, e adesso possiamo festeggiare la nostra ottava medaglia. È stato l'incontro più divertente che abbia fatto da non so più quando. Mi ha anche creato un po' di trepidazione pensare che tu e la tua squadra lotterete per diventare più forti. Questa è la tua ottava medaglia, te la sei meritata. Ok, qua sono stato zitto perché sono convinto che c'era la musichetta importante. Comunque, la medaglia faro ti permette di usare la mossa MN Cascata anche quando non stai lottando. La mossa cascata è la chiave per giungere alla Lega Pokémon, lo vedremo nella prossima puntata. Inoltre, poiché hai raccolto tutte e 8 le medaglie, qualsiasi Pokémon ti obbedirà senza esitazione. Tieni, voglio che tu abbia questo. MT57, perfetto. Raggio scossa, se non sbaglio. Sì, può aumentare l'attacco speciale se va a segno, è davvero efficace. Infatti dice se va a segno, perché raggio scossa non ha la precisione al 100%, se non ricordo male. Comunque possiamo uscire, 22 minuti di video vanno più che bene. Possiamo anche prendere un attimo cascata, così vediamo Jasmine che ci dice, e poi possiamo insegnarla giustamente anche ad Empoleon e fermarci lì. Empoleon che devi imparare praticamente solo idropompa. E poi ragazzi, abbiamo praticamente completato le mosse, e posso dirlo ragazzi, probabilmente non dovrò più cambiare la grafica, perché ho adesso tutte e 8 le medaglie e non dovrebbe succedere più nulla che mi faccia cambiare la grafica. Comunque Jasmine, addirittura Barry, ma che? Ha ottenuto tutte e 8 le medaglie della regione di Sinnoh? Non mi ricordavo che arrivasse pure Barry. Uffa, non è giusto, quanto ti invidio. Ma non cantar vittola troppo presto, perché io diventerò l'allenatore più forte di tutti. Aspetta e vedrai. Prima avevo un sogno, volevo diventare come mio padre. Ora è cambiato tutto. Ho capito cosa significa essere davvero un allenatore, e mi sono reso conto dell'importanza dei Pokémon. Diventeremo sempre più forti ogni giorno che passa. Non ho intenzione di sfidarti adesso. Odio ammetterlo, ma ora come ora sei più forte di me. Però non così tanto, solo un pochino. Tra me e te ci sarà un centimetro di differenza. Ma che dico, un millimetro? Quello che sto cercando di dire è che raggiungerò il tuo livello in me che non si dica. Se non raggiungi la Lega Pokémon in fretta, ti farò mangiare la polvere. Va bene, caro. Invece Jasmine che ci dice, era un tuo amico quello? Devo dire che sembrate davvero molto uniti, sono felice per voi. Deve essere meraviglioso avere un amico così. Oddio no, cosa triste. Una persona con cui condividere qualsiasi cosa in ogni momento. Una persona con cui confrontarsi senza litigare. Guardandovi ho provato una meravigliosa sensazione. Ti sembrerà strano, ma vorrei regalarti questo per ringraziarti. Non è molto, ma MN07 cascata. Jasmine, capo palestra Olivinopoli in Arto Gold e Soul Silver, o comunque Oro Argento. Quella macchina è nascosta, contiene cascata. Se la usi puoi raggiungere la Lega Pokémon. Io non sono bravo con le parole, ad ogni modo buona fortuna. Ok, infatti ragazzi, non è molto brava, è timida, semplicemente timida. Comunque ragazzi, ci siamo, abbiamo concluso. Adesso curatine Pokémon, insegniamo cascata e ci fermiamo davanti al prossimo obiettivo, per così dire. Adesso capirete subito che cosa intendo, anche se è una cosa molto semplice e banale. Ok, banana. È banale appunto. Allora, bene così. Fatemi insegnare un attimo cascata. Vieni qua. Giù.
Ok, anche con i sound effect, visto che non sento, lo faccio io per me stesso. Comunque, allora, Empoleon, ovviamente, cascata, 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 e toglieremo bollaraggio, sì, cascate 80, cannon flash è 80, sì, bollaraggio. Ok, adesso manca solamente idropompa e anche Empoleon è completo, perfetto, ok. Pokémon, rimettiamo Empoleon al primo posto, anche se penso che la prossima puntata la affronteremo con Roserade come primo Pokémon, visto che dobbiamo andare nell'acqua, quindi secondo me Roserade potrebbe essere la scelta giusta, altrimenti vediamo, improvvisiamo sul momento, tanto sono battaglie non complicate. Comunque ragazzi, appunto, noi ci fermiamo esattamente qui perché nella prossima parte utilizzeremo Surf e andremo avanti per di qua. Quindi ragazzi, io per l'appunto per oggi posso fermarmi qua. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi e a seguirmi sulla pagina Instagram. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio e ciao a tutti!